medicina e tecnologia, biologia e fisica. Sono 13 gli esperimenti di matrice italiana di cui si occuperà l'astronauta Paolo Nespoli durante la missione vita sulla Stazione Spaziale Internazionale. I loro risultati contribuiranno alle cure per numerose patologie, aumenteranno la nostra conoscenza dello spazio e saranno utili a preparare le missioni di lunga durata del futuro, a partire da quella dell'uomo su Marte. L'agenzia Dire li racconterà uno per uno con interviste ai responsabili e visite ai laboratori in cui sono nati. L'esperimento di cui ci occupiamo questa settimana è Arte. Arte si occupa del trasferimento passivo di calore con l'utilizzo di fluidi a bassa tossicità. È nato a Torino con l'obiettivo di trovare soluzioni semplici e compatte. Il team di Arte è composto da una decina di giovani ingegneri e chimici dell'azienda di ingegneria aerospaziale Aracotec, i quali si sono occupati dell'ideazione del progetto dall'A alla Z, dall'idea alla scrittura della proposta che è stata poi selezionata dall'Agenzia Spaziale Italiana fino alla sua realizzazione. La parte di elettronica e software è stata invece sviluppata in collaborazione con il Politecnico di Torino. Non solo spazio, i risultati ottenuti da Arte possono essere utilizzati anche sulla Terra per evitare di disperdere preziosa energia. Ne abbiamo parlato con Anna Frosi, responsabile tecnico di Arte. Partiamo dal nome, perché Arte? Arte, di cui vedete il ground model alle mie spalle, che è un dimostratore, è un modello che rappresenta uno a uno il flight model. Si tratta di un dimostratore tecnologico per la validazione di 4 heat pipe contenenti fluidi a bassa tossicità. Le heat pipe sono dei tubi all'interno del quale scorre un fluido e si sfrutta il suo passaggio di stato per trasportare il calore dalle zone più calde alle zone più fredde. Perché nello spazio è importante trasportare in maniera forzata il calore? Perché non possiamo contare sulla cosiddetta convezione naturale, perché ci troviamo appunto in condizioni di microgravità. L'utilizzo di dispositivi come questo, che sono cosiddetti passivi, permette di ridurre al minimo il tempo astronauta. Infatti non è richiesto l'intervento degli uomini per il funzionamento di questi dispositivi. Quindi, Paolo Nespoli conosce bene l'esperimento Arte e il suo intervento a bordo sarà limitato dal momento che l'elettronica è stata concepita per eseguire l'esperimento in autonomia. Interverrà in termini di integrazione, quindi monterà l'esperimento in MSG, che è la glove box spaziale che c'è sulla stazione, e dopo la familiarizzazione che ha già effettuato sia a Roma in ASI che nei nostri laboratori qui in Argotec, quindi conosce le operazioni che deve fare, recupererà l'hardware dalla bag nel quale si trova ora l'esperimento sulla ISS e lo installerà appunto in questa glove box, che ci permette di eseguire l'esperimento, perché praticamente c'è una parte dell'esperimento che è l'elettronica di bordo, che consente in totale autonomia di eseguire l'esperimento. Quindi fornisce una certa quantità di potenza termica a questi quattro tubi che sono installati all'interno, e in totale autonomia il calore viene trasformato da questa elettronica di bordo fino a un punto in cui può trasferirla a un cosiddetto cold plate, che è una piastra che è presente in questa facility MSG e che naturalmente poi trasporta verso l'esterno il calore. L'esperimento è già a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. È stato fatto un primo run nell'aprile 2016 e con Paolo sarà possibile eseguire un secondo run per avere appunto conferma dei dati che abbiamo raccolto durante il primo run in aprile e avere anche diciamo una maggiore possibilità di confronto con i dati che abbiamo collezionato durante i test a terra. E quali risultati vi aspettate? Ci aspettiamo dei risultati in linea con quello che abbiamo trovato nel primo run. Infatti già durante la fase di progettazione dell'esperimento era stato possibile, attraverso dei tool numerici che abbiamo ideato e realizzato proprio qui in Argotec, prevedere i risultati di questo esperimento nelle condizioni di microgravità. Chiaramente quando si parla di simulazioni numeriche si parla anche di modellizzazione dei fenomeni naturali e del dispositivo stesso, facendo delle assunzioni, quindi
È attraverso i test che possiamo avere una conferma ancora più valida e tangibile dei risultati. L'esperimento Arte avrà anche dei ritorni importanti per noi terrestri. La ricerca di Argotech ha sempre una particolare attenzione a trovare delle soluzioni ingegneristiche per i problemi sì, spaziali, ma anche con un coinvolgimento, quindi con un ritorno, con delle applicazioni terrestri. E anche in questo caso, appunto, c'è stata una ricerca alle spalle di 5 anni che ancora continua nell'ambito di questi fluidi, di questi dispositivi di trasferimento di calore passivo. Che appunto possa che ha delle applicazioni sia nello spazio, quindi con i fluidi a bassa tossicità è possibile rispondere a quelle esigenze di missioni umane, quindi sia la stazione oggi, ma nel futuro anche i moduli di esplorazione spaziale umana, ma anche un ritorno a terra, quindi con applicazioni a in realtà 360 gradi, sia in utilizzo domestico dove abbiamo già dei brevetti all'attivo, che nel campo industriale, in quello aeronautico, in quello delle energie rinnovabili. Ed è proprio il fatto che questa soluzione ricalchi anche un po' la tendenza del mercato ad avere sempre delle soluzioni più compatte e semplici, cioè dell'utilizzo dei dispositivi che riducano l'interazione con l'uomo al minimo e che siano sicuri. Che ha portato anche l'American Astronaut Society a conferire ad Arte il premio per l'innovazione tecnologica, sia in termini di sviluppo che di dimostrazione, e che è stato consegnato il 20 luglio al nostro CEO nell'ambito dell'ISS R&D Conference a Washington. Oggi Arte è sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma un domani sarà più vicino di quello che pensiamo. Abbiamo dei brevetti all'attivo nelle caldaie a condensazione, sia nell'utilizzo domestico che nell'utilizzo in campo industriale delle rinnovabili. Si tratta di riuscire a recuperare quell'energia che oggi in molti dispositivi perdiamo in termini di calore, e che risponde a un'efficienza abbastanza bassa di alcuni dispositivi, e quindi recuperare questo calore e poterlo riutilizzare sia per riscaldare o comunque riuscire in qualche modo a recuperarlo nel processo per aumentare l'efficienza di questi dispositivi.